Buongiorno a tutti, benvenuti alla presentazione del nuovo sponsor di Remini Calcio. Siamo orgogliosi di presentare questa importante azienda e siamo qui solo per questo oggi. Attenzione, perché noi vorremmo che pregherei i colleghi di attenersi solo ed esclusivamente per il tema con il quale vi abbiamo convocato, per cui poi magari eventualmente domani, quando ci sarà la conferenza stampa di Mastro Nicola per la prima partita del campionato, provvederete a fare tutte le domande tecniche del caso. Oggi occupiamoci solo ed esclusivamente, per favore, ve lo chiedo naturalmente, della presentazione dello sponsor, una cosa importantissima. Per cui presento gli ospiti che sono noi, a partire dal direttore generale Mancini e Dario, l'assessore allo sport Gianluca Brasini, presidente di Rimini Alfredo Rota, poi il direttore generale, che è il dottor Costanzo Perlini. Grazie. Ben trovati. E quindi il nostro co-direttore generale Marco Ghetti e il grande presidente Giudetto, Alfredo Rota. Ecco. Grazie. Per cui, prego, presidente. Allora, io intanto volevo ringraziare la Banca Valconca per aver creduto nel nostro progetto e per sostenerci nella gestione della Rimini Calcio. So che il loro motto è vicino al nostro, ed è quello di essere la banca vicino al territorio e vicino alla gente, alle comunità e alle persone della città e non solo. Volevo fare un ringraziamento speciale al direttore generale dottor Mancini Dario e al presidente dottor Costanzo Perlini. Un grazie veramente di cuore per averci sostenuto. Adesso vogliamo passare la parola al presidente. Prego, presidente, questo appunto, questa scelta di sostenere la nostra Rimini Calcio come... Sì, quando me ne ha parlato il direttore generale Mancini all'inizio sono rimasto un po' perplesso, dico, una banca che sponsorizza una squadra di calcio, dico, è una cosa che mi sembra un po' strana. Però poi, riflettendoci, verificando, recandomi sul posto dentro la società sportiva con il presidente Rota e i suoi collaboratori, mi sono fatto un'idea e mi sono convinto, insieme anche al direttore generale, che non aveva bisogno di essere convinto perché era sicuramente diciamo molto propenso a questo tipo di sponsorizzazione. E come diceva il presidente Rota, se parliamo di territorio, sicuramente la nostra banca è la banca del territorio, e quindi pensiamo di aver fatto una buona cosa nell'entrare in questa sponsorizzazione del Rimini Calcio, che ha poi delle tradizioni antiche. Sono andato a curiosare, ho visto che anche questo stadio è del 1934 che è in funzione, quindi ci sono 86 anni di storia che sicuramente danno una buona patente a questo tipo di rappresentazione che noi andremo ad intraprendere. Chiaramente avremo anche noi, credo, il nostro vantaggio, intraprendiamo un'avventura insieme. Noi siamo nella nostra banca un consiglio tutto nuovo e intraprendiamo insieme a voi, no, con questa nuova esperienza, augurandoci tutti, no, tanta fortuna, tante buone cose e che tutto prosperi per il meglio. E faccio tantissimi auguri di cuore a questa squadra che ci coinvolge in questa avventura. Grazie. Allora diamo la parola adesso all'assessore allo sport Brasini, Gianluca Brasini, sentire anche dalla sua voce, insomma, le impressioni dell'atto di questo approccio della nuova società su Rimini. Ma sicuramente buongiorno a tutti e benvenuti alla Banca Popolare Valconca, perché veramente quando un'azienda e una realtà del territorio si avvicina allo sport, in una realtà come la nostra è sempre un grande piacere. Non è semplice e soprattutto, a maggior ragione, va premiato anche l'intraprendenza e il coraggio in un momento difficile per lo sport. Questo è, credo, anche in controtendenza a quello che verrebbe un po' naturale per le aziende, considerare questa fase, che è molto, speriamo che sia unica e oltretutto irripetibile,
come una fase anche così, che può diventare anche un alibi, no? Per slegarsi dal sociale, per slegarsi dallo sport. Invece in realtà la verità è che proprio in questo momento particolare vi è a maggior ragione la necessità di istituzioni, di partner, di sponsor, soprattutto per quei settori cosiddetti deboli, tra virgolette deboli, che sono appunto lo sport, il sociale, la cultura. Allora, noi chiaramente come amministrazione comunale abbiamo dichiarato e lo faremo nei prossimi giorni, abbiamo messo insieme tutta una serie di iniziative a sostegno dello sport, perché il rischio vero è che in questa fase ci si sleghi anche un po', ci si allontani dallo sport. Invece proprio il segnale che dà la Banca Popolare Valconca è quello che invece bisogna stare vicini. E noi come lo abbiamo fatto? L'abbiamo fatto con un effetto immediato anche sulla Rimini Calcio. Abbiamo per esempio in un solo anno adesso ridotto le tariffe del tariffo per l'affitto di tutti gli impianti sportivi del 60%, proprio per andare incontro a questa necessità. Abbiamo istituito un fondo straordinario a sostegno delle categorie deboli, parliamo delle fasce più deboli sia come età sia come fasce di reddito, quindi per sostenere lo sport proprio alla base, soprattutto lo sport più debole. E siamo intervenuti, ove possibile, anche sulla parte di impiantistica sportiva, che chiaramente nel periodo estivo richiede il massimo del lavoro. Tra l'altro la notizia è che qui allo stadio abbiamo raggiunto finalmente la certificazione FIFA 2, quindi qui potremo fare qualunque tipo di competizione a qualunque livello per il campo di gioco, dopo un anno un po' tribolato. Quindi io non posso che esprimere soddisfazione, bisogna avere coraggio in questa fase, e in questa fase però è la fase, come dicevamo fin dall'inizio col Presidente Rota, in cui ci possono essere anche delle opportunità. Se noi guardiamo chiaramente questo contesto innaturale anche per lo sport dal lato, come dire, della resilienza, credo che l'opportunità di rinascere da una Serie D con una squadra, una società, un team nuovo che ha queste capacità anche di avvicinare sponsor sia un'opportunità che dobbiamo cavalcare, al di là degli scetticismi iniziali, questi, Presidente, ci sono sempre. Vabbè, ma poi sono i fatti quelli che... E lo sport è il, diciamo, l'ambito dove più dello sport sono i risultati che poi definiscono le sorti di un'avventura, di un progetto. Quindi in bocca al lupo e ancora grazie alla Banca Popolare Valconca. Grazie. Bene, continuiamo naturalmente con il direttore generale dell'Istituto di Credito, il dottor Mancini Dario. Prego, dottor. Allora, buonasera a tutti ancora. Grazie per le belle parole. Prima stavo entrando con Marco, che ci siamo conosciuti da poco tempo, però insomma abbiamo delle affinità, nel senso che queste hanno poi contribuito a che Banca Popolare prendesse in seria considerazione questa sponsorizzazione su queste iniziative, perché al di là dell'aspetto agonistico più importante, tra virgolette, o quantomeno di maggiore rilievo, quello della Serie D, eccetera, il progetto va ben oltre. Da quello che appunto abbiamo capito, è un progetto che fonda anche, diciamo, e vuole affrontare anche una situazione dove la diffusione di questo sport, che evidentemente è molto sentito in tutta Italia, io sono un grande tifoso di una grande squadra che ha vinto gli ultimi 10 scudetti, è anche per il territorio, per i giovani, per i ragazzi, e questo è stata, diciamo, anche l'ulteriore molla che ci ha consentito di aderire a questa proposta, perché abbiamo trovato non tanto e solo, diciamo, una vetrina, una visibilità che potevamo anche magari non ricercare, ma soprattutto perché c'è l'impegno, diciamo, della società, che senz'altro porterà avanti, di diffondere, diciamo, questo sport per mille motivi, non solo quelli agonistici. Quindi questo va a merito di chi ha cominciato questa attività. Siamo molto contenti di dare un contributo al territorio, come diceva l'assessore prima. Se questo piccolo contributo può servire, noi siamo molto ben contenti. È una banca, la nostra, che quest'anno compie 110 anni di storia, quindi qualcosa da raccontare ancora, vorremmo averla anche nei prossimi anni, e poi magari raccontare qualche cosa di bello anche attraverso questa unione così di forze, sarebbe ancora più gratificante. Quindi in bocca al lupo a tutti, e speriamo di vederci qui alla fine.
futuro. Il Presidente sarà contentissimo di questo. Molto, molto. E allora Dulcis in fondo, ma non per importanza, per carità, c'è il nostro direttore della Rivicaccia, Marco Ghetti, al quale chiudiamo il microfono, ma bisogna di un attimo di dare un po' di sì. Perché sei stato un po' il promotore, no, di questo. Sì, in come è già stato detto, in un anno così particolare, usciamo da una situazione di lockdown che ha pesantemente toccato tante aziende e il nostro territorio. Ripartire e andare a cercare sponsor, persone che stanno vicino alla società, agli investimenti della società, alla squadra, o come lo considero io, partner come Banca Valconca, è sempre qualcosa di impegnativo. Con Dario, col direttore, ci siamo conosciuti, come dicevo, poco tempo fa, però già parlando del progetto della Rimini Calcio, il progetto che punta a far sì che la nostra prima squadra sia in vetta a quella classifica che andremo a vedere tutto l'anno e portare un settore giovanile a una valorizzazione, diciamo, come siamo sicuri che meriti, sposando questo progetto sono nate tante affinità legate a quello che è la territorialità che la banca ovviamente tocca, quella di stare vicino al territorio, ai ragazzi, alle famiglie, e quindi dal di lì sono nati i primi approcci e abbiamo costruito questo percorso che si è concluso nel main sponsor, in questa collaborazione che ho apprezzato tantissimo. È nata una stima con la dirigenza della banca, per cui non ultimo è il ringraziamento anche all'amministrazione, perché ogni qualvolta in qualche modo gli si chiede di sedersi a un tavolo e vedere come poter risolvere tante problematiche che purtroppo, come è stato detto all'inizio, è una città che è vocata allo sport, e quindi l'assessore mi disse all'inizio: abbiamo tutte le strutture in overbooking. Ciò nonostante cerchiamo sempre di trovare quegli anfratti per dare massima operatività alla società e al nostro settore giovanile, quindi pian piano si sta collaborando, si sta cercando di trovare una quadra su tutto. Questo è secondo me un altro tassello molto importante: partire oggi con un brand del territorio che valorizza la società, la nostra società e quella che copartecipa a questo progetto. Bene, allora se ci sono domande da parte dei colleghi, prego. Volevo chiedere, ho parlato nel sondaggio pluriennale, in caso di promozione, poi magari anche in base. Abbiamo convenuto assieme di fare un anno di sponsorizzazione, e quindi poi si vedrà, certamente, assolutamente. E come ho detto prima, siamo legati a un filo che è quello di una situazione economica che è in evolversi, che può cambiare in qualsiasi momento. E su quell'aspetto lì forse c'erano anche i presupposti per costruire qualcosa di più longevo, ma magari lo facciamo step by step, vedendo l'evoluzione del mercato e del nostro territorio. Posso? Arge? Importante. Per quello che ci riguarda è importante. No, non si dicono queste cose. Per quello che riguarda la società è un budget importante. Per quello che riguarda la banca, quello che ci potevamo permettere. Ecco. Quindi si possono permettere di tutto. Tanto benvenuti ai due dottori, rappresentanti di questo partner importantissimo, a mio modo di vedere, per il Rimini. Volevo chiedere se voi parlavate prima di storia, per quanto riguarda il club, qui parliamo di una società molto centenaria. Allora, dato che negli ultimi anni qui nella città di Rimini, sulla maglia dei Rimini, abbiamo fatto sempre fatica ad avere una sponsorizzazione, vi chiedo se oggi voi sentite il peso di questa responsabilità e cosa potete dare, perché io sentivo, appunto, abbiamo sposato il progetto del Presidente Rotta, però penso che non sia un progetto legato, come diceva Ghetti, solamente alla prima squadra, ma soprattutto al futuro biancorosso, quindi rivolgiamo un occhio anche al settore giovanile.
vorrei una risposta se possibile a 360 gradi. Più che peso, no, cioè non è un peso, perché se fosse stato un peso, sinceramente, con tutti i pesi che abbiamo in questo momento, vista l'economia come potrebbe andare o come il Covid, insomma, se ne avevamo uno in meno eravamo anche contenti. Come ho detto prima e come ha anche detto il Presidente, è una realtà importante, come molte realtà calcistiche di città importanti, capoluogo tra l'altro di provincia e quindi a maggior ragione. Abbiamo ritenuto che oltre alla visibilità della prima squadra, al progetto di rilancio della prima squadra, ci fosse anche questa voglia di facilitare l'approccio alle squadre giovanili in un territorio importante, in una condizione di un certo tipo anche derivante dal Covid. Abbiamo ritenuto che fosse una partnership questa che consentisse a noi di essere gratificati e di gratificare viceversa, quindi non è un peso, è soltanto un modo per stare più vicino al territorio attraverso una realtà del territorio. Abbiamo creduto nel Consiglio, poi proprio una delle cose motivanti è stata proprio quella dei settori giovanili, dei ragazzi che hanno un luogo dove attraverso lo sport riunirsi, vedersi e quindi avere un tipo di attività sia per i ragazzi che per le famiglie per farli crescere. È stata una cosa che ha quasi determinato, insomma determinante nelle scelte che tutto il Consiglio d'amministrazione ha fatto. Ecco, questo ci tenevo a dirlo, come l'ha detto già anche il direttore generale, ma è stata un'espressione collegiale e quindi tutti tifiamo in una stessa direzione. Alessandro Giuliani, Cesare Trevisani, Donatella, avete domande? Poi siamo una delle poche banche del territorio vere e quindi magari qualche cosa dobbiamo anche, oltre ai nostri numeri di bilancio eccetera, dimostrarlo, quindi va bene. Sarà un derby delle banche. Prego? Sarà un derby delle banche. Ci sarà con le mascherine e un macello. Un derby. Ah, un derby. È un basket. Beh, ma quelli fanno il basket. Sì. Messo dunque l'aspetto lì, noi siamo vicini alla società di Rimini, quindi speriamo che come facciamo bene noi, perché siamo ottimisti e siamo propositivi, speriamo che faccia bene anche il basket. Comunque a me il derby piace vincerli, eh. Volevo chiedere se devo parlare di un discorso di altro sponsor, della logistica, così vengo. Più di me come sponsor nella logistica penso non ci sia nessuno. Basto io come sponsor nella logistica. Conflitto merceologico, se ne fa sulla... Non mi posso mettere un concorrente in casa. La cosa che a me piace fare è parlare delle cose quando sono concrete. Poi c'è quello, c'è quell'altro. Io parlo con i fatti, non con le ipotesi. A posto così? Va bene, grazie per essere venuto. Grazie a tutti, grazie a voi. Grazie mille.